Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Chessburger TV. Come al solito andremo a giocare a 10 minuti senza incremento. Ricordiamo che se volete seguirci dovete iscrivervi al canale YouTube e seguirci anche su Twitch. Trovate il calendario dei nostri appuntamenti sulla community. Nel frattempo abbiamo incominciato a giocare. Il nostro avversario ci gioca la siciliana e proviamo a giocare il gambetto morra D4. Questo è il gambetto preferito di mio fratello. Io dico sempre che è una cagata perché il nero giustamente lo accetta e sfida il bianco a trovare del compenso. Cavallo F3. La cosa comoda di questo gambetto è che le prime 8-9 mosse il bianco fa sempre le stesse cose, più o meno. Ok, E5 è una mossa un po' pericolosa da parte sua, perché in genere si preferisce giocare E6 per contrastare al meglio questo alfiere molto attivo del bianco. Così potremmo già pensare a un attacco diretto al punto F7. Per esempio, donna B3, lo minacciamo subito. Cosa deve fare il nero? Deve fare una cosa tipo donna. Boh, forse ha già perso. Perché su cavallo H6, che sarebbe la mossa canonica, segue il alfiere per H6 e dopo la presa qua successivamente. Però sono proprio curioso di capire cosa farà su donna B3. Forse può giocare cavallo A5, alfiere per F7, re E7. Una roba così. Ci credo molto poco. Ci credo assolutamente poco. Quindi la giochiamo lo stesso. Donna B3. Ok, una possibilità tipica è giocare donna D7, donna C7 e poi su un eventuale attacco, un nuovo attacco anche cavallo D8. Però in questa posizione mi sembra molto, molto artificiale perché donna C7 si mette a tiro di attacchi di cavallo. Ok, quindi donna D7. Ok, quindi ha pensato che su cavallo G5 a quel punto può giocare cavallo H6, non avendo più la presa qua. Ma sono molto dubbioso di questa variante per il nero. Dopo donna D7 avrà problemi allo sviluppo dell'alfiere in C8. Secondo me il bianco qua ha già una buona iniziativa. Devo stare attento a non cambiare troppi pezzi. Adesso è minacciata cavallo A5, che mi cambierebbe l'alfiere probabilmente. In effetti non è così facile. Io cavallo G5 gliela gioco lo stesso. Perché lui sicuramente risponderà con cavallo H6. A quel punto però alfiere 7 non si può fare, altrimenti mangerei, perché interrompe la difesa del pedone F7. Quindi il mio cavallo sta abbastanza sicuro in D5. E devo soltanto risolvere il problema di prevenire il cavallo A5. Per esempio potrei fare alfiere D5, che non sembra male. Mi tolgo da questo fastidioso doppio. Posiziono l'alfiere in un'ottima casa. E adesso alfiere 7. Avevamo già commentato che non poteva farla perché avrei mangiato in F7. Ok. Dopo cavallo per F7 il bianco ha una posizione molto molto superiore. Se non mi prendo cavallo A5, ma non credo. Perché, allora, se mangia in F7, arrivo con alfiere per F7 scacco e gli faccio perdere l'arrocco. Nel frattempo ho recuperato il pedone che avevo speso per giocare il gambetto morra. Cavallo D4, però posso fare. Forse mi era sfuggita questa. No. Dovrebbe essere comunque buona per me. Però forse è meno chiara di quello che pensavo.
Effettivamente è meno chiara di quello che pensavo. Ma sai che ti dico? Io sacrifico la donna e gioco cavallo per H8. Sacrifico la donna in cambio di una torre e un cavallo. E però sono sempre ottimista sulle mie posizioni. Adesso la donna in meno, ma appunto buon compenso. Minaccio alfiere H6 e seguita da il ritiro del cavallo in F7. Minaccio soprattutto alfiere A4. Questa infilata qua sarebbe mortale da prendersi. E ho un po' di gioco in cambio della donna. Non credo che sia sufficiente per un gioco pari. Cioè, a gioco corretto credo che il nero dovrebbe vincere questa posizione. Però, ok, gli scacchi sono rotondi, dicevano. Lui contrattacca sul pedone G2, lo difendo tranquillamente giocando a rocco. Ok, mi aspetto una mossa esatto, tipo alfiere D7. Alfiere D7 è una mossa buona perché sviluppa un pezzo e prepara a rocco, devo impedirgli ciò. Purtroppo devo cedere questo alfiere, mi sarebbe piaciuto usarlo più avanti, ma è troppo importante per me. Tirare fuori questo cavallo che rischiava di essere intrappolato e impedirgli l'arrocco controllando una casa in cui passerebbe il suo re. Ok, diciamo per sbaglio attacco anche il pedone H6, lui si è preoccupato di difenderlo, ma va bene, non era strettamente necessario. Penso che H5 sia più una perdita di tempo che non una mossa utile, effettivamente. Qua posso giocare cavallo D5. Vado subito in maniera abbastanza aggressiva. Minaccio il doppio re-torre. Notiamo che al re per F7, che sembra essersi liberata, non è possibile perché seguirebbe cavallo E3, scacco di scoperta e poi mangiare la donna in G4. Quindi lui giustamente decide di giocare torre C8, ma qua l'attività dei pezzi, soprattutto dei cavalli del bianco, si fa sentire. Adesso ho una risorsa tattica veramente interessante, che è cavallo per D6. I pezzi collaborano molto molto bene, questo qua è un doppio. Re torre, però notiamo che l'alfiere non può mangiare il cavallo per via di quest'altro doppio. Quindi il mio avversario è stato colto un po' alla sprovvista con tutti questi colpi tattici in fila uno dietro l'altro. E adesso ho recuperato il materiale e penso che la mia posizione sia ottima. Tra l'altro, posso giocare anche cavallo per B7 scacco, quindi vedo che il mio avversario è costretto matematicamente a tornare in E8. E quindi, una volta che tornerà in E8, riproporrò lo stesso identico schema, soltanto che nel frattempo mi sono andato a mangiare un pedoncino. Che male non fa, soprattutto adesso che si avvicina al finale. Non è male. Vediamo se cambia idea o continua a giocare re di 8. No, questa volta gioca re F8, non credo che cambi molto perché penso che mangiare in C8 sia più o meno d'obbligo. Alfiere per C8, anche questo alfiere, perché no, cambiamolo. Adesso abbiamo due torri e due pedoni per la donna, quindi un compenso enorme. Iniziamo già a parlare compenso per lui. Perché le due torri già da sole sono quasi più forti della donna in questa posizione così, così aperta, in cui il mio re tutto sommato è abbastanza al sicuro. Adesso H3. Lui tornerà sicuramente indietro lungo la colonna G da qualche parte per minacciare alfiere per H3. Esattamente, donna G5 e torre E3.
Adesso vediamo che lui sta minacciando alfiere per perché il pedone è appunto inchiodato, il mio pedone G. Quindi torre E3 per difenderlo con la torre. La torre in terza traversa difende molto molto bene il re bianco. E ora ci occuperemo di trovare una buona collocazione per l'altra torre. H5, mossa molto molto inutile, cioè non vedo nessun senso di giocare H5, ma forse mi sfugge qualcosa. Continuiamo con torre C1, devo stare un po' attento perché ora la torre in E3 è inchiodata. Ah, forse sono proprio caduto nella sua trappola. Ok, questo era il suo punto. Ok, questo non ci voleva per niente, devo dire. Vediamo se c'è qualche risorsa, ma sa che mi è andata un po' di sfiga sto giro. Non mi costava niente metterla in D1 invece che in C1, ma mi sono proprio voluto andare a infognare con le mie mani. Quindi me lo merito assolutamente. E adesso devo trovare un modo per sfangarla. Che su torre per H3, donna per C1, non mi fa impazzire. Potrei giocare re F1, donna per G2, re 1, donna G1, re D2, donna per F2, ma dopo questi pedoni sarebbero molto forti. Su scacco in C7 seguirà re D6 o re D8. Quel punto mi minaccia sia la torre che il matto in G2. Quindi mi sa che devo cedere la qualità e giocare proprio questa variante. E ora la partita torna in equilibrio. Anzi, probabilmente tra i due sta meglio leggermente lui. Re D5. Ah, mannaggia. Ok, H3 strana. Forse mi sarei giocato questo colpo un po' più avanti nella partita. Scacco per mangiarsi il pedone in B2, ma ora vediamo che secondo me è il bianco quello che cerca di vincere perché il pedone A del nero non creerà mai nessun problema al bianco, fin tanto che rimane con l'alfiere in D5. Che sembra estremamente stabile e stabilizzare un po' tutta la posizione del bianco. Sembra stabilizzare tutta la posizione del bianco. Ok. Qua devo evitare gli scacchi con la donna. Proviamo. Paura di prendermi un doppio con questa donna che è veramente troppo troppo libera di fare quel cavolo che vuole. Dai, giochiamo torre A6. Devo stare attento a non perdere la torre, che è l'unico pezzo sospeso che ho. Non credo di poter mai perdere questa posizione, è veramente difficile da perdere. Se più, appunto, l'unica possibilità che ha il mio avversario è proprio darmi un doppio. Dopo G3 non vedo più nessuno scacco per lui perché H6 è tenuta dalla torre. Ora dovrà occuparsi di quel pedone. Ok, anche Re B5 va bene, che difende da lontano. E Re C6, Torre C6. Ok, questa è una mossa che mi piace perché ora starò fermissimo con i miei pezzi da questa parte. Questi qua staranno bloccati immobili. E nel frattempo proverò a spingere il pedone G. Lui adesso con il re si trova limitato dalla torre in C6 e quindi l'unico modo che ha per fermare il mio pedone G è con la donna. Deve continuare a darmi scacco, altrimenti rischia che il pedone G semplicemente venga spinto troppo in profondità. Donna F2, salgo col re. Donna H2, ancora una volta faccio progressi col mio re, non ho paura che sia troppo esposto, anche perché
sarà troppo esposto, ma il massimo che può ottenere è farmi scacco. Non ho nessun pezzo indifeso che possa mangiare con la donna. Quindi la mia posizione è anche abbastanza geometrica, diciamo. G5, io appena posso spingo il pedone, anche perché ho poco tempo. Vediamo se lui riuscirà a darmi un perpetuo, ma non credo, sono abbastanza fiducioso nella mia posizione attualmente. Re H7, sostengo il pedone. Re H6. Vedete che lui non ha più nessuna chance realistica di vincere e quindi cerca soltanto di limitare le possibilità di spinta e continuare a darmi scacco. Io, come abbiamo detto, appena posso spingo. Re F5, sostengo il pedone. E ora mi sa che se voglio provare a vincere dovrò utilizzare la mia torre per rimuovere la donna da... che funge da bloccatore attualmente. Ok, quindi libero di fatto il re, momentaneamente il suo re. Donna D7. Faccio alfiere 6. Guardate che come i miei pezzi collaborano per la difesa del re e contemporaneamente per sostenere il mio pedone prediletto. Penso che ormai lui non possa più fare nulla per impedire la promozione, nel senso che i miei pezzi sono troppo coordinati, riuscirò a promuoverlo senza problemi. E non credo che nel frattempo lui possa generare un compenso attaccando il pedone a 2. Piano decisamente troppo lungo. Il mio avversario è georgiano, secondo me. Ah, ho confuso le bandiere. Com'è la bandiera della Georgia? Forse c'ha dei simboletti che mi sembrava di aver visto. Ok. Minaccia. Donna F3 scacco. Ok. Interessante. Ok. Probabilmente se avessi spinto sarebbe seguita donna F3, re per E5, donna G3 e... con la conseguente caduta del pedone G7, quindi ancora non lo potevo fare. Ora penso di poterlo fare perché in caso di donna G3 posso giocare re F6, cosa che prima non potevo fare perché c'era la torre che mi occupava quella casella. E vediamo di commentare un po' meno e giocare di più perché ho troppo poco tempo. Re 7... Ora può darmi fastidio l'ultima volta con donna G5, ma posso parare di torre. Ora G7. Siamo quasi arrivati a destination. Scacco, posso fare F6. Ora andrò magari da questa parte qua. Posso parare con l'alfiere, non so se abbia troppo senso. Ok, sta dando un po' di fastidio quest'uomo. Scacco, può fare donna qua e mi vado a rintanare da queste parti. Ok, forse ho visto un modo abbastanza clean di vincere. Scacco, re H8. E in caso di scacco qua, alfiere H7. E ancora non abbiamo finito, perché può ancora giocare donna 1, maledetto, per inchiodarmi il pedone. Ok, ora scacco, ora diventa complicatissimo. Perché finisce sempre così? Mannaggia. Ok, sono abbastanza sicuro che muoverà la donna. Ma dove?
Tanto do questo scacco. Dopodiché re F8 minacciando la promozione. Ah no, aspetta che... Ah no 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 no! Annulla la pre-move. Torre 7. Perché... Ok. Ho deciso di giocarla in questo modo, quindi andare a promozione. Donna contro donna. No, ci avevo l'infilata, maledetto. Non se n'era accorto. Ok, vediamo se è riuscito a prendersi matto. No, è riuscito a perdere la donna con questa infilata. Ok, donna G1. Ora posso provare a vincere tutto in pre-move con un secondo. Vediamo se è umana come cosa. Ce l'ho tutto in pre-move, ma mi sa che... mi sa che il lag è troppo, porco voglia, eravamo riusciti a fregarlo. Ok, bel finale. Anche stavolta è andata male per colpa di questo tempo maledetto, senza incremento. E anche questa volta rosichiamo tanto, ma almeno la patta l'abbiamo portata a casa. Ovviamente a me è finito il tempo, ma non c'è abbastanza materiale per poter prendere scacco matto, quindi la partita finisce patta. E ci vediamo al prossimo video domani, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani. What?